È stata una prima esperienza internazionale in cui prima nel Nord America e in ultimo in Asia la regione Abruzzo con il consorzio di tutela è stato compatto e ha portato un'immagine nuova di un territorio che ha da esprimere in termini quindi di ambiente, di cultura, di storia e quindi di vino che poi ne diventa l'ambasciatore. È il percorso che dobbiamo seguire ancora per tanti anni perché solo così poi si diventa credibili sui vari mercati e i risultati pian piano arriveranno. Sono mercati su cui bisogna fare anche molta formazione, abbiamo fatto delle masterclass, incontri con operatori ma anche con giornalisti, tutti molto attenti, soddisfatti di quello che hanno potuto conoscere dell'Abruzzo. Devo ringraziare i produttori che hanno partecipato perché sono stati veramente molto vicini al consorzio e alla regione che ha potuto esprimere anche una qualità importantissima.